Buongiorno a tutti, sono Denis Curti, sono il curatore della mostra Natura in Posa, o meglio della sezione fotografica Natura in Posa. La mostra è a cura di Francesca Del Torre ed è allestita in Museo di Santa Caterina di Treviso. Questo è il catalogo della mostra e ci auguriamo davvero di poter riaprire la mostra, insomma, il 18 di maggio, e queste sono le prime indicazioni. Volevo raccontarvi del lavoro di curatore, cioè di quelle ricerche che vengono messe in atto appunto per allestire una mostra. In questa sezione fotografica io ho scelto sette autori che sono a mio parere rappresentativi. Tra questi, naturalmente, come dire, ci sono alcuni autori di livello super internazionale, come Mapplethorpe, come Araki, però ci sono altri ai quali ho dovuto in qualche modo rinunciare. E vi ho parlato la volta scorsa dei ready-made di origine duchampiana di Maurizio Galimberti, e oggi vi vorrei parlare di un altro autore che mi sarebbe piaciuto moltissimo mettere in mostra, ma che, come dire, lo spazio era quello e quindi a un certo punto ci siamo fermati a sette. L'autore si chiama Olivo Barbieri, del 1954, di Carpi, un autore noto a livello internazionale e che ha sempre lavorato con, diciamo, la fotografia a colori, molto interessato ai temi della luce, soprattutto dei notturni. È stato protagonista insieme a Luigi Ghirri di un'esperienza memorabile nel 1984 intitolata Viaggi in Italia, una ricerca fotografica che intendeva riflettere sul rinnovamento della fotografia di paesaggio, spesso, troppo spesso dedicata alle città più conosciute, ai monumenti. Ma l'aspetto che mi ha più incuriosito, ed erano appunto queste le opere, perché questo è il primo lavoro, si chiama Flipper ed è un lavoro realizzato tra il 77 e il 78, dove diciamo, il nostro Olivo Barbieri si ritrova, probabilmente ci va di proposito, all'interno di una fabbrica abbandonata di flipper. Questi flipper con questa iconografia da cinema, da Las Vegas, e con questi vetri, con queste illustrazioni molto forti, che hanno un po' riempito l'immaginario di tutta una generazione e che oggi sono anche tornati molto di moda. Ecco, Barbieri si ritrova in questo santuario dell'immagine e inizia a scattare delle fotografie. Questa è una, è un vintage, insomma, di qualche anno, quindi molto, molto particolare. E come vedete, proprio la stratificazione, no, di questi vetri che si sovrappongono, di questi vetri rotti, vanno a costruire un'immagine appunto di still life, di natura morta, ma che contiene un'idea di contemporaneità davvero molto interessante. Credo che possa essere utile per i visitatori che presto potranno tornare a vedere la mostra Natura in Posa, magari di riuscire a inserire con il pensiero anche queste immagini che vi sto proponendo. Questa è la seconda, prima c'era Maurizio Galimberti e oggi Olivo Barbieri. Buona visita e a presto.